i punti di forza della facoltà. Innanzitutto l'offerta formativa diversificata su tutti e tre i settori dell'ingegneria: ingegneria civile ambientale, ingegneria industriale, ingegneria dell'informazione. Poi il radicamento territoriale, importantissimo perché è da più di 20 anni che la facoltà opera sul territorio e soprattutto per il territorio, favorendo anche con tirocini formativi e stage aziendali l'inserimento dei nostri laureati nel mondo del lavoro. Un altro punto di forza della facoltà è la ricerca d'eccellenza, condotta in collaborazione con le grandi e medie imprese del territorio, in progetti nazionali ed internazionali. Altro punto di forza è l'ottimale rapporto 1 a 25 tra docenti e studenti. La missione della facoltà è in particolare quella di essere al completo servizio del territorio, con competenze e professionalità per contribuire alla sua crescita e al suo sviluppo. La preparazione degli studenti è curata per educarli a prendere responsabili decisioni tecniche e gestionali nei più svariati campi dell'ingegneria. L'ambiente, l'edilizia, la pianificazione territoriale, l'impiantistica, l'automazione, l'industria, le telecomunicazioni, l'informatica. Nell'ambito della preparazione, un ruolo importantissimo è esercitato dal laboratorio didattico. Esso è fondamentale per accrescere le esperienze e contribuire alla crescita culturale degli studenti. Queste esperienze fanno grande un professionista. Nel prossimo anno accademico, 2010-2011, saranno attivati corsi di laurea triennale di Ingegneria Civile per l'Ambiente e Territorio e Ingegneria dei Sistemi Industriali ed Elettronici. Questi corsi di laurea coprono tutte e tre le aree tipiche dell'ingegneria. I corsi di laurea magistrale da attivare saranno Ingegneria Civile per l'Ambiente e il Territorio, Ingegneria Meccanica e Ingegneria Elettronica. Anch'essi coprono tutte e tre le aree tipiche dell'ingegneria. I servizi offerti agli studenti. Innanzitutto l'iscrizione online e la possibilità di seguire tutta la propria carriera e di reperire tutte le informazioni didattiche su un sito internet completo e aggiornato. La disponibilità del wireless gratuito. La biblioteca, l'internet point sempre disponibili, il punto ristoro, spazi studio per quanti si fermano e studiano in facoltà, la disponibilità dei docenti in quanto facenti parte di un dipartimento, il DIAS, che è nei pressi della facoltà, i collegamenti con tutti i principali centri del territorio, i contratti part-time, le borse di studio, la formazione all'estero, in quanto la facoltà partecipa a tutti i principali programmi di formazione internazionali, la rappresentanza degli studenti in tutti i consessi di facoltà, l'approntamento dei precorsi sulle materie di base, la valutazione della docenza da parte degli studenti, importante feedback per il miglioramento della didattica. Everything is never as it seems.